Wow! Le ricette di zio Roberto. Buon appetito! Buon sabato a tutti, amici! Oggi andremo a fare degli spaghetti con fagiolini mascalesi, ora vi spiego cos'è, con pomodorini di Pachino, cipolla di Tropea, basilico, peperoncino fresco, sale, pepe nero, olio di oliva extravergine e per ultimo ricotta salata siciliana. Andiamo a fare degli spaghetti di Gragnano, per cui pasta ruvida con la trafila di bronzo, con fagiolini mascalesi. Cosa sono i fagiolini mascalesi? Crescono solamente nella città o nella zona di Mascali riposto, Giarre riposto, e sono prespecifiche di questa zona, non esistono in altre zone della Sicilia, per cui ecco perché si chiamano mascalesi, perché il paesino di Mascali si trova vicino a Giarre e che è alle pendici dell'Etna. Sono finissimi, tenerissimi, per cui basta togliere il picciolo e si possono sbollentare tranquillamente. Ora vi faccio vedere il procedimento. Andiamo a prendere i nostri fagiolini mascalesi, li andiamo a mettere in una bacinella questa piena d'acqua e naturalmente sempre al solito, come faccio io, qualsiasi verdura, vado a mettere del bicarbonato nell'acqua in modo che possano lavarsi bene e evitare tutti i pesticidi che mettono nelle piante. Bisogna prenderli a uno e metterli dalla parte dove c'è l'attaccatura del picciolo e andarli a pulire a uno, e in questo modo io di solito li metto così e li vado a pulire naturalmente a uno, così, in questo modo, per cui il passatempo ce l'ho. Preferibilmente magari staccare l'estremità e l'altra. Vedete? L'acqua bolle, vado a salare l'acqua, poi li assaggio e li vado a mettere giù. Li sbollento, molti usano farli direttamente senza sbollentarli, questo tipo, io invece preferisco sbollentarli. Come vedete, il fatto che li abbia lavati con il bicarbonato, otteniamo questo bel verde intenso ed è una cosa bella da vedersi, oltre al fatto che il bicarbonato ha pulito al 100% da qualsiasi prodotto, da qualsiasi anticrittocamico il nostro fagiolino. Adesso ci andiamo a tagliare la nostra cipolla che precedentemente ho lavato e ce l'andiamo a tagliare finemente e così via. E adesso ci accingiamo a tagliare i nostri pomodorini. Adesso li vado a scolare. Li andiamo a mettere in una bolla in attesa di metterli in padella. Naturalmente io ne faccio un po' di più perché poi questo sugo lo vado a surgelare. A questo punto andiamo a mettere in padella
olio di oliva extravergine di frantoio e lo facciamo riscaldare. L'olio è caldo, andiamo a mettere la nostra cipolletta. E la facciamo appassire, non facciamola bruciare, mi raccomando. A questo punto la nostra cipolletta è appassita abbastanza bene e vado a mettere i pomodorini. Naturalmente metterò anche un po' di sale in modo che i pomodorini tirino fuori un po' di acqua di vegetazione e creino il sughetto. Un po' di sale e copriamo. Nel frattempo mi vado a lavare questo peperoncino sotto l'acqua e me lo vado a tagliare a pezzettini. E per giunta vado a prendere fresco fresco un paio di foglie di basilico e li metto assieme, li lavo. Non lavatelo mai prima, molto prima, il basilico, perché vi diventa nero. La salsa ha preso un po' di cottura, sta andando, e vado a sistemare i miei fagiolini mascalesi all'interno di questa salsa. Naturalmente aggiungerò un po' di acqua bollente, perché l'acqua della pasta sta bollendo, in modo che i fagiolini cuociano insieme a pomodoro. Ecco qui, li scenderò un paio di minuti per far finire di cuocere il tutto assieme ai fagiolini. Metto sale nell'acqua, li vado a scolare adesso e direttamente nella padella. Bene, a questo punto la pasta l'è cotta e andiamo a impiattare. Amici, buon sabato a tutti. Lo sapete che vi dico? Che questi spaghetti di Gragnano con i fagiolini e i pomodorini sono qualcosa di eccezionale. Adesso vado a spolverare il tutto con della ricotta siciliana salata che vi ho fatto vedere prima, ma che ho fatto a quadrettini in questo modo, in modo da poterla grattugiare con questo grattugino. Per cui vado a spolverare l'odore, è favoloso, favoloso veramente. Adesso andiamo ad assaggiare. Questi sono spaghetti di Gragnano. C'è da rimanere secchi dalla bontà. E i fagiolini mascalesi. Mascali è un tiro di scioppo da qui. Sono buonissimi. Eccezionale veramente. Fateli. Provatela, se non siete iscritti iscrivetevi, lasciate un commento e a proposito di commenti, il like naturalmente,
tengo a salutare quelli che mi seguono e che lasciano i commenti. Sono Tuccio, Carmela Giudice e Dori Trigiani. Naturalmente li menzionerò tutti strada facendo. E come dice lo zio Roberto, buon appetito a tutti e fatevi. Mettete un like se vi piace e un commento che è molto gradito. Ciao, un bacione a tutti, vi voglio tutti bene.